Buongiorno a tutti e a tutte, io sono Federico Marcucci della redazione Eco Reporters di Usini. Oggi intervisteremo il sindaco Antonio Brundu, il responsabile dell'ufficio tecnico, per conoscere tutti i segreti sulla raccolta differenziata. Entriamo! Buongiorno, io sono Laura Paddeu, siamo in aula consigliare ad Usini con il sindaco Antonio Brundu e un tecnico del comune, Maria Luisa Alivesi. Quando è iniziata la raccolta differenziata a Usini? Buongiorno a tutti, la raccolta differenziata a Usini è iniziata nel 2008, quindi siamo esattamente a 10 anni da quel primo passo. Vi dico che è stato all'epoca molto difficile perché si è passati dall'utilizzo dei cassonetti che avevamo sulle strade invece al sistema di raccolta porta a porta, quindi ciascun cittadino non doveva più conferire sui cassonetti per strada i rifiuti, ma doveva depositarli nella porta della loro abitazione, chiaramente con le modalità della differenziata, quindi l'umido, il secco, la plastica, insomma tutte le tipologie di rifiuti che conosciamo. Quindi siamo esattamente a 10 anni dalla partenza di quel primo esperimento. Come si faceva all'inizio e che cosa è cambiato oggi? Sì, buongiorno a tutti. Come ha già accennato il sindaco, prima del 2008 la raccolta differenziata veniva proprio con i cassonetti stradali, ovvero i cittadini dovevano recarsi presso i cassonetti e conferire la loro spazzatura, e purtroppo ancora al tempo indifferenziata. Poi nel 2008 per fortuna ci siamo evoluti anche noi e abbiamo creato il sistema del porta a porta, come ha già accennato il sindaco, e adesso viene fatta molto più attentamente, ovvero tutti voi, le vostre famiglie la differenziano, e quindi per me è un termine molto importante che non dovete dimenticare, è valorizzare i vostri rifiuti. Il nostro è un comune virtuoso? Sì, è un comune molto virtuoso, siamo arrivati al 75% della raccolta differenziata, è talmente virtuoso che abbiamo ricevuto anche dei premi a livello regionale perché siamo un comune che quando fa degli acquisti verdi, ovvero con prodotti riciclati. Quali sono le percentuali? La percentuale è quella del 75%, siamo in quell'ordine di grandezza, chiaramente lo ricordo insieme ai 5 comuni più Usini dell'Unione dei Comuni del Corus. Insieme riusciamo a raggiungere questa percentuale del 75-76% e vale la pena ricordare che Usini è stato premiato anche a Roma nelle due passate edizioni di dei Comuni Ricicloni, manifestazione promossa da Lega Ambiente, durante la quale io personalmente con l'assessore all'ambiente Francesco Fiori siamo stati a Roma e abbiamo ritirato il nostro premio, che chiaramente non è il premio dell'amministrazione, è il premio dei cittadini che fanno bene la raccolta differenziata. Quando noi ritiriamo qualche premio lo facciamo solo perché i cittadini hanno fatto bene il loro lavoro. Lo ricordo sempre, non è il premio del comune, è il premio di Usini. Quali iniziative promuove il comune per sensibilizzare alla raccolta differenziata? Per proseguire su questa percentuale, sperando di arrivare al 100%, innanzitutto siamo in una fase di cambio appalto, perché sappiamo che dal 1 gennaio 2019 si partirà con un nuovo appalto e lì abbiamo inserito diverse novità appunto per raggiungere il 100%. Però già ora abbiamo fatto diversi laboratori di riuso e di riciclo proprio con collaborazione con le scuole, con il nostro istituto comprensivo. Abbiamo fatto diverse attività sempre di riuso e riciclo con i cittadini e con la cittadinanza in generale. E voglio ricordare anche l'impegno e l'obiettivo un po' anche strategico dell'amministrazione, che è quello di partire a pieno regime con la raccolta differenziata al cimitero. Lo sottolineo in maniera particolare perché sapete bene che il cimitero è un punto dove non viene effettuata la raccolta differenziata, quindi tutta quella porzione di rifiuto indifferenziato, quindi secco, viene caricato appunto su tutto quello che è la raccolta e va ad incidere in maniera negativa sulla premialità. Partendo con la differenziata anche appunto nel cimitero comunale, punteremo ad aumentare il sistema di raccolta. Vi voglio lasciare solo un messaggio che è molto forte. Tutto il secco, tutta la percentuale di indifferenziata che noi produciamo è il comune che paga per smaltirla. Tutte le percentuali invece valorizzabili, quindi plastica, carta, vetro, umido, che noi portiamo in discarica,
riceviamo per questa dei soldini. Quindi col secco paghiamo, con tutte le altre frazioni differenziate veniamo pagati. Essere pagati in qualche modo per la raccolta differenziata corretta significa abbattere le bollette che i nostri genitori, che i vostri genitori pagano per la tassa rifiuti. Quindi più siamo bravi e più saremo bravi a fare questo, e più saremo bravi anche ad essere avanti nell'ottica del risparmio e soprattutto con una mentalità avanti nell'ottica del rispetto dell'ambiente. Vi ringraziamo, da Usine è tutto. Ciao!